Il Consiglio regionale salta un turno e torna a riunirsi a fine mese. Difficilmente però sarà quella la finestra nella quale discutere di trattamento di fine mandato, dal momento che l'iter non è ancora cominciato. Al momento infatti c'è la proposta di legge depositata in settima in prima commissione, ma senza più la firma dei 5 Stelle, ritirata dal capogruppo Marco Galante dopo il confronto interno ai suoi. Restano le firme di Dem e Civici, ma neppure tutti, dal momento che dalle fila PD si smarca la consigliera tranese Deborah Cilienti. Una proposta che dovesse reintrodurre il TFM a partire dalla prossima legislatura, ma senza retroattività, sarebbe meno attaccabile da ogni punto di vista, contesta l'esponente della Riesling del partito in riferimento al dispositivo che ripristina sì l'indennità sul modello del TFR per i dipendenti pubblici e privati, ma a partire dal 2013 per la consigliera in compenso non è il momento. Guerra, inflazione, un esecutivo incapace di mettere al centro i bisogni delle fasce deboli, spiega, cambiano l'ordine delle priorità e così prende le distanze dalla linea ufficiale. Il PD dovrebbe pensare a utilizzare le risorse non per aumentare i benefici dei consiglieri, ma per realizzare interventi mirati per le città e le sue comunità, contesta. Per ora non se ne fa nulla, ma la discussione è ufficialmente aperta.